Grazie. Sì, ringrazio intanto Raffaella Morselli e Cecilia Paolini per questo convegno e mi scuso già in anticipo che non potrò essere qui mercoledì, quindi mi scuso con loro e con i colleghi che parleranno mercoledì, ma purtroppo altri impegni. Dunque, percorrendo una strada che sconfina un po' dai limiti temporali suggeriti dal convegno, ovvero le date 1600-1608 che segnano la permanenza di Rubens in Italia e in particolare di quelli ancora più stretti dei passaggi del pittore a Firenze, ottobre del 1600 al seguito dei Gonzaga per assistere, come lui stesso vorrà ricordare, alle nozze per procura di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia e ancora nel marzo 1603, come abbiamo appena sentito, prima di imbarcarsi a Livorno diretto in Spagna, si è cercato di rintracciare episodi di una fortuna del pittore e della sua maniera nell'ambiente artistico della Firenze del 600. È noto che il breve soggiorno in città dell'artista 23enne fu più sbilanciato sul rapporto di avere piuttosto che di dare, come mostreranno anche gli interventi successivi di Madeleine Delbé e Lucia Simonato. Oltre alle opere dei maestri del Cinquecento, Raffaello e Michelangelo, che non è, sappiamo, non sono solo copie, ma sono dei lavori, li gira, li mette in tre dimensioni, li pasticcia, aggiunge un foglio, come era uso fare Rubens, non sono mai copie fedelissime. Oltre alle opere dei maestri, è già stata dimostrata la conoscenza e il confronto con alcuni colleghi toscani che anche a Roma godevano a quel tempo di grande reputazione, come il caso del Cigoli, da cui è stato fatto da tempo un confronto. Durante i due brevissimi soggiorni nel Granducato, del resto, il pittore di Anversa non lasciò in città sue opere. I dipinti e disegni di Rubens o a lui riferiti presenti nelle collezioni fiorentine giunsero quasi tutti dopo la sua morte, per lo più alla fine del Seicento e all'inizio del secolo successivo. E i Medici non furono mai suoi committenti, ad eccezione ovviamente della regina di Francia. L'unico dipinto sicuro che giunge a Firenze prima della morte di Rubens, peraltro accompagnato da una sua celebre lettera, è la grande tela raffigurante Venere che cerca di trattenere Marte, più nota come Le conseguenze della guerra, inviata dal pittore al collega Giusto Suttermans nel 38 e sulla quale torneremo. A proposito dei legami coi fiamminghi e basta. Di altri dipinti, peraltro, oggi molto celebri, ancora non è chiara la provenienza né la data d'ingresso nella collezione Medicea, come il caso di un dipinto celeberrimo, con l'autoritratto col fratello Philip, Giusto Lipsio e Jan Boverius, i cosiddetti quattro filosofi della Galleria Palatina, dalla dominante valenza allegorico-commemorativa, un'opera ricordata a Palazzo Pitti solo dalla fine del Seicento e anche del ritratto di Kaspar Skoppe, l'umanista tedesco convertito al cattolicesimo grazie agli insegnamenti di Cesare Baronio, ritratto da Rubens durante il soggiorno romano del 1606-1607, un riferimento a Rubens che è del Burckhardt del 1928, ma questo quadro ha passato varie vicende attributive, scuola bolognese, Velázquez. È un'acquisizione ancora non completa, insomma. Si trovavano invece nella villa del Poggio Imperiale, già inventariati nel 54-55, sia la Madonna della Cesta, che era a Firenze almeno dal 52, quando è documentata la sua traduzione in arazzo di Pietro Fever, e anche il ritratto dell'infanta Eugenia vestita da monaca, di cui esistono varie repliche. Si devono a Leopoldo invece le acquisizioni di importanti disegni di Rubens. L'Assunzione della Vergine, opera inviata da Anversa a Leopoldo insieme ad un'ultima cena da Giovan Battista Bolognetti, che l'aveva ottenuta da Jean-Philippe Appart, noto acquirente nel 57 dell'intera collezione di Rubens. Oggi è ritenuta una derivazione di un anonimo dalla pala nella chiesa dei Certosini, poi ritoccata da Rubens. Del resto, Leopoldo aveva già intuito, anticipando le conclusioni della moderna storiografia, scrivendo nel 59 al Bolognetti:
Quanto all'assunzione di Rubens e il Cristo in Emmaus, li tengo per fatti sotto i suoi occhi e poi grandemente ritocchi da lui, che possono dirsi come di sua mano. Probabilmente sempre a Leopoldo si deve la presenza di un altro celebre foglio con il busto di Giovinetta, già conosciuto come ritratto della moglie Hélène Fourmont, da collegare alla pala della chiesa di Sant'Agostino ad Anversa. Infine, tra questi di Leopoldo, anche la tavola con le tre grazie, il piccolo schizzo, come viene chiamato nella lettera del 1671 a Leopoldo, del nunzio a Bruxelles, Monsignor Francesco Airoldi. A Cosimo III si deve l'ingresso in galleria di uno dei due autoritratti, poi rivelatosi una copia, e l'acquisto nel 1686 delle due grandi tele dell'incompiuto ciclo dedicato a Enrico IV. L'Enrico IV alla battaglia di Ivry e l'ingresso trionfale di Enrico IV a Parigi. Comprate da Cosimo III per il tramite di Apollonio Bassetti, furono subito fatte restaurare per essere poi esposte con gran successo a Pitti nel 1687. Ognuno che li vede li ammira, scriverà il Bassetti, essendovi tutto il forte e la bravura del pittore. Solo all'epoca del Gran Principe Ferdinando giunsero a Pitti altri importanti dipinti di Rubens, alcuni come doni del cognato Johann Wilhelm, elettore palatino del Reno, come il ritratto di Isabella Brandt, che il Gran Principe definisce un prodigio di quel celebre pennello, e la tela del Cristo morto, oltre all'altro autoritratto. Ma il dipinto probabilmente più conosciuto e ammirato dai pittori fu senza dubbio Le conseguenze della guerra, la tela commissionata a Rubens direttamente dal suo compatriota Giusto Sutermans, che dal 1620 era ritrattista di corte a Firenze per i Medici. La tela fu inviata ancora fresca di vernice nel 1638, accompagnata da una lunga lettera dove il pittore spiega il significato allegorico dettato dagli eventi guerreschi che stavano sconvolgendo l'Europa e offre anche qualche indicazione per la sua conservazione. La lettera inserita da Baldilucci nella vita di Sutermans è il contributo più originale del biografo fiorentino alle notizie su Rubens, perché la biografia dedicata al pittore è in gran parte modellata su quella del Bellori, anche nel più generale concetto di unione tra arte e carattere. Al suo arrivo l'opera fu collocata nella casa studio di Sutermans nell'attuale Via Maggio, luogo aperto ai colleghi e dove il pittore di Anversa stava radunando anche una discreta collezione di dipinti, soprattutto fiamminghi. A beneficiare di questo nuovo arrivo dovette essere tra gli altri anche Pietro da Cortona, già passato a Firenze nel 1937 e tornato per dare l'inizio all'impresa delle sale dei pianeti. Sia per il soggetto denuncia che per l'armonia tra forma, contenuto e colore e per quella spinta dinamica verso destra, nel berrettino invertita verso sinistra, l'opera di Rubens è stata sempre ammirata, soprattutto da quando il primogenito del Granduca, il principe Ferdinando, l'acquistò nel 1691 dagli eredi di Sutermans, collocandola in Palazzo Pitti. La fortuna tra i pittori di questa composizione non sarà tuttavia da cercare solo in rispondenze compositive e iconografiche, che pure si possono trovare. Le affinità più evidenti e forse più profonde riguardano le soluzioni pittoriche elaborate dagli artisti, ovvero le analogie di procedimenti pittorici e di predisposizioni mentali. Se la scuola fiorentina aveva già trovato un proprio carattere indirizzato anche nel gusto per il colore su estenuate morbidezze epidermiche dove la motilità lineare era al contempo cromatica e affettiva, tra i pittori che meglio appresero le nuove tappe del procedere rubensiano troveremo soprattutto i cortoneschi e alcuni colleghi fiamminghi. Lo stesso Sutermans, benché confinato nel genere ritrattistico, ebbe una straordinaria ammirazione per Rubens, col quale mantenne fin dal suo arrivo a Firenze un'amichevole corrispondenza. Novità potrebbero sopraggiungere infatti dalla migliore messa a fuoco della comunità fiamminga a Firenze, riunita attorno alla compagnia laicale dei Santi Barbara e Quirino, che faceva capo alla chiesa dei Serviti all'Annunziata. Di patronato della nazione tedesca e fiamminga, ad essa facevano riferimento artigiani oltremontani impiegati nelle corporazioni cittadine, prima gli orafi e i tessitori, poi anche i pittori.
che in gran parte provenivano dalle Fiandre o dal Brabante. In essa trovarono sepoltura numerosi adepti, soprattutto artigiani specializzati e poi anche artisti come Giovanni Stradano. Dalla fine del Cinquecento il rapporto della compagnia con la corte è sempre più stretto. Nel 1621 saranno commissionati e consegnati i due dipinti dedicati ai santi titolari, una Santa Barbara di Giusto Sutermann, perduta, e un San Quirino, anch'esso non rintracciato, eseguito dall'anversese Theodor Rombouts, che si trovava a Firenze in quell'anno. Nel 1631 venne eletto camerlingo della compagnia l'arazziere Pietro van Hasselt, che ne divenne provveditore nel 1946. Con il fratello Bernardino saranno i tessitori più attivi per i medici, con il laboratorio in Palazzo Vecchio, insieme a Pietro Fever, che era invece a capo della manifattura medicea con bottega a San Marco. La comunità era nel 600 abbastanza numerosa e attiva, e dunque è naturale pensare che anche un giovane Livio Meus, fiammingo di Udenard, giunto giovanissimo a Firenze e intorno al 44 apprendista a fianco di Pietro da Cortona sui palchi delle sale dei pianeti, frequentasse i colleghi di Anversa, primo fra tutti il Sutermann. Tra l'altro, mentre è andata perduta la Santa Barbara di Sutermann per la compagnia fu soppressa nel 1785 e il quadro di Sutermann sostituito solo un secolo dopo dal dipinto di Giuseppe Grisoni, che vedete qua, un'altra Santa Barbara, riferita a Livio Meus, poco conosciuta e certo bisognosa di un restauro, si trova proprio dalla fine del Settecento nel capitolo del Duomo di Siena, che fa pensare a un trasferimento dalla soppressa compagnia. Che Meus fosse in contatto con la comunità oltremontana fiorentina è documentato non solo dalla sua frequentazione di Sutermann, entrambi i pittori erano stipendiati alla corte e alla morte di Giusto nell'81 Livio si insediò proprio nelle sue stanze e in galleria, ma anche dal di lui nipote, figlio della sorella Chiara, Jan van Gelder, italianizzato Giovanni van Geldri, che fu a lungo attivo a Modena dove si era trasferito come copista e ritrattista. Nel 73 Meus e van Gelder sono insieme a Modena nel ruolo di procacciatori di disegni per Leopoldo de' Medici, come testimonia la lettera del corrispondente Francesco Guidoni al Cardinale, in cui appunto si parla di disegni acquistati e di un viaggio che vogliono fare i due pittori. Giusto Sutermann sembra dunque essere la figura ponte con cui si mantennero in vita i rapporti con la comunità fiamminga di pittori, oltre a quelli derivati tradizionalmente dagli interessi collezionistici della famiglia Medici, all'inizio del secolo soprattutto interessati ai generi, al paesaggio e al ritratto, e più tardi, in particolare con Cardinale Leopoldo e il Granduca Cosimo III, allargati ad altri aspetti. Di cui si trova ampia documentazione nei carteggi di Filippo Baldinucci e di Leopoldo, con artisti, agenti e con i numerosi corrispondenti legati al mondo della diplomazia, della chiesa, del commercio, nelle Fiandre, ad Anversa e Bruxelles soprattutto, e ad Amsterdam. L'inventario di tutto il contenuto del palazzo abitato da Sutermann in via Maggio, redatto subito dopo la morte del pittore nell'aprile dell'81, elenca un vero mare magnum di dipinti. Oltre a numerosi ritratti e bozzetti di opere incompiute del medesimo Giusto, vi erano molte altre tele, di cui è assai difficile identificare gli autori, poiché solo in tre casi è fornito il nome. Per una copia da Andrea del Sarto, per un San Francesco, si dice del Cigoli, e per il già citato dipinto Marte e Venere, alias Le conseguenze della guerra, opera bellissima di Pietro Paolo Rubens, accuratamente protetta da cortine in tela verde. Tra le sintetiche descrizioni di tutti gli altri, solo in pochi casi si ricavano indicazioni del soggetto o le misure, ma seguendo la destinazione del capolavoro rubensiano, Le conseguenze della guerra, appunto, acquistato da Ferdinando, è possibile identificare, grazie all'inventario di quest'ultimo, altre opere.
come il caso, ad esempio, del dipinto che l'inventario di Giusto dice raffigurare la gioventù figurata in un giovane con Venere e Tamore da una parte, Pallade dall'altra, il tempo ed altre figure, e che l'elenco di Ferdinando descrive più dettagliatamente concludendo la descrizione con l'indicazione dell'autore, di mano di Giovanni van den Hoek Fiammingo, ben riconoscibile nella tela raffigurante Ercole tra il vizio e la virtù di Jan van den Hoek, pittore di Anversa, collaboratore di Rubens e buon imitatore del suo stile, documentato anche in Italia, a Roma in particolare, tra il 38 e il 46. E di conseguenza si può collegare anche l'istoria di Abigail con molte figure dell'inventario di Sutterman alla storia di Davide Abigail riferito a van den Hoek Fiammingo nell'inventario di Ferdinando, un'opera attualmente nei depositi delle gallerie. Nelle collezioni fiorentine un'altra tela di derivazione rubensiana è riferita a van den Hoek. Mi scuso, ma esiste solo questa immagine, una battaglia delle Amazzoni, ora in deposito esterno. Prima in casa Sutterman e poi a Pitti, grazie alle acquisizioni di Ferdinando, si potevano dunque vedere opere di Rubens e dei suoi seguaci. Le collezioni del resto conservano altre tele fiamminghe, sulla cui provenienza e data d'ingresso si deve fare luce. Per restare agli artisti di Anversa, ad esempio, non sappiamo l'origine e l'antica collocazione dei quattro elementi, non per forza tutti e quattro insieme, delle gallerie degli Uffizi, negli inventari ottocenteschi riferiti a scuola bolognese o romana e restituiti a Cornelis Schut da Evelina Borea. Il pittore di Anversa, formatosi alla scuola di Rubens, partì per l'Italia intorno al 19 per stabilirsi a Roma. Fu arrestato nel 27 per aver ucciso un collega fiammingo, ma presto rilasciato grazie all'intercessione dell'Accademia di San Luca. Espulso da Roma, riparò a Firenze, dove è documentato tra il 27 e il 28 al lavoro per le arazzerie medicee, e nel 31 è di nuovo documentato ad Anversa. Abbiamo notizie solo dal 1728 del Nettuno crea il cavallo, firmato da Hordeans Jacques, probabilmente, non Jacob, cioè il figlio, modello per uno dei cartoni per la serie di arazzi dedicati all'equitazione eseguiti nel 1945. Mentre nel 76, nella collezione di Leopoldo, come Rubens, c'era il Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia, variante della parte centrale di un dipinto oggi a Kassel. Qualche esempio di pittura rubensiana o ritenuta tale si trova anche in collezioni private, sebbene anche in questo caso la provenienza e la data d'ingresso delle opere non sia ancora chiaro. Mi riferisco, per farlo solo l'esempio di una grande collezione patrizia del tempo, alle tele della collezione Corsini, sia il Prometeo in collezione come Van Dyck, ma restituito di recente a Theodor Rombouts, autore del dipinto firmato del Museo di Bruxelles, sia alla morte di Sansone, già in collezione Corsini a Firenze come Rubens e oggi al Getty Museum di Los Angeles, con un riferimento a scuola genovese. Opere di Rubens e della sua scuola si potevano comunque vedere anche a Roma e a Genova, città dove gli artisti si recavano con facilità. L'esempio di Livio Meus, già accennato prima, è forse il più eloquente, poiché pur essendo l'opera di questo oltremontano fuori sede ben inserita nel contesto della pittura fiorentina del Seicento, essa rivela in realtà molte affinità con la scuola fiamminga e una matrice rubensiana dal punto di vista tecnico, stilistico e qualche volta anche tematico. Molte delle storie dipinte dal fiammingo sembrano influenzate dalle macchine compositive e coloristiche di Rubens e dei suoi seguaci, non solo per i temi, Nettuno, Giunone, abbiamo molti temi con assunti morali, Trionfo dell'ignoranza o anche Bagno di Venere, da cui emergono infatti alcune preferenze per i soggetti apprezzati negli ambienti della rinnovata cultura neostoica, ma anche nei procedimenti tecnici, che spesso privilegiano un'imprimitura rossiccia e molto oleosa. Per Meus, come per altri pittori coetanei, non si tratta mai di disunzioni o citazioni puntuali, piuttosto di risultati conseguiti seguendo le medesime prolifiche tappe di formazione di Rubens. Il disegnare dall'antico, di cui abbiamo una vasta gamma di esempi in Rubens, che non è mai
come abbiamo detto, una copia pedissequa. Disegnare dall'antico i viaggi a Genova e nella Lombardia e le copie dai maestri veneziani del Cinquecento. Anche qua Rubens se li faceva fare da altri per poi, sappiamo, rilavorarci con pennello. I numerosi viaggi di Meus a Venezia a partire dagli anni 50, prima per studio, poi come copista e perito per conto di Leopoldo e Cosimo III de' Medici, e la contiguità tematica e stilistica, anche nei toni bruciati e scuri, con quanto in Laguna andavano sperimentando proprio dagli anni 50 i cosiddetti tenebrosi, Langetti e Lot, entrambi forti di un'esperienza romana, e il più giovane Antonio Zanchi, è stata infatti già rilevata, e non solo per Meus, ma per altri artisti vicino alla corte medicea che si recarono a Venezia, come Cortoneschi, Ciro Ferri, Volterrano, ancora Giovanni Maria Morandi, più tardi Gabbiani, per non trascurare la presenza in Laguna di Luca Giordano. Nella Venezia della seconda metà del Seicento, cosmopolita e tollerante, culturalmente vivace anche per la presenza di un mercato dinamico di beni preziosi, di beni di lusso, si viveva una costante tensione tra energie locali e presenze forestiere. E fu occasione per il nostro artista, dall'eclettico profilo, di frequentare qualche suo conterraneo. Se è probabile che conoscesse Valentin Lefebvre, pittore di Bruxelles, attraversando le calli tra il fondaco dei tedeschi, San Bartolomeo, Santi Apostoli e Santa Sofia, zona in cui vivevano molti artisti oltremontani, si può anche pensare che incontrasse William Drost negli anni 50, prima a Roma e poi a Venezia, collaboratore di Lot. Forse non si sarà lasciato sfuggire nella chiesa della Madonna dell'Orto, dove va a disegnare, il rubensiano martirio di San Lorenzo di Daniel van den Dyck, pittore di Anversa, che negli anni 50 era sulla bocca di tutti non solo per aver sposato la pittrice Lucrezia Regnieri, figlia di Niccolò Regnier, ma per essere stato chiamato nel 57 alla corte di Carlo II Gonzaga a Mantova. Il dipingere di Meus, che nei due dipinti programmatici aveva già dichiarato le proprie scelte e le cui caratteristiche furono ben sintetizzate da Luigi Lanzi, vivaci le mosse, bellissima la macchia, ingegnose le invenzioni, è dichiarazione di una consentaneità anche alla maniera dei tenebrosi e segnatamente a Lot, il cui studio veneziano era un'attrazione per artisti e viaggiatori. D'altro canto, è proprio il Boschini, nel vento secondo della carta del navegar pittoresco, ambientato nella sala superiore della Scuola Grande di San Rocco, non a caso andavano tutti a disegnare lì, a dare anche al giovane bavarese un curriculum completo di una formazione prima basata su un assiduo studio dell'antico a Roma e in seguito perfezionata a Venezia sul colore. Con una forzatura che serve a perorare la causa della scuola pittorica veneziana, Boschini definisce Venezia come culla di ogni principio pittorico. Qui sa del disegnar la vera scuola, qui sa del colorir la viva forma, qui sa dell'inventar leggiadra norma. Questa è l'ottima strada, unica e sola. Dunque disegno, colorito, invenzione. Con buona pace di Vasari, che qui ci ospita. Ma il rapporto tra Meus e Lot, entrambi tra l'altro negli altri 60 affiancarono al mestiere di artista quello di perito, Lot era anche un mercante collezionista, serve qui ad introdurre l'ultimo momento di fortuna seicentesca di Rubens e della scuola fiamminga a Firenze, ovvero le predilezioni artistiche del già citato Gran Principe Ferdinando di Toscana. Le tele dei fiamminghi o di altri coloristi, ereditate da altri membri della famiglia, o comprate da privati, o cercate avidamente sul mercato, rispondono tutte al gusto del principe Medici, decisamente indirizzato verso opere guizzanti di colore e di materia. L'orientamento verso il bellissimo impasto l'indusse ad acquistare e esporre, come abbiamo visto, capolavori di Rubens, o ritenuti tali, e a ricercarne ancora bozzetti tramite Niccolò Cassana a Venezia. In generale ad acquisire opere, come già intuito da Haskell, con caratteristiche quali l'impasto di colori, il brio di pennello, la bizzarra invenzione, per usare vocaboli tratti dal carteggio di Ferdinando. Elementi di una pittura spontanea ed estrosa,
originale nei contenuti, espressione di talento naturale che porterà fino al Settecento di Crespi, Magnasco e Sebastiano Ricci. Nell'allestimento dei suoi appartamenti tali predilezioni sono evidenti, con quadri scelti dalle collezioni degli altri fratelli o comprati, e dove la preferenza accordata a pittori come Meus e Lot fa pensare a una corrispondenza tra maniera pittorica e tematiche con assunti morali. Anche per la corrente cosiddetta dei tenebrosi, per Lot e per Langetti in particolare, è stata ipotizzata una conseguenzialità fra maniera scura e gagliarda e soggetti morali non dissimili da quelli neostoici di Rubens o di Salvator Rosa, ad esempio nel tema ricorrente delle conseguenze della violenza cieca. Al di là degli scambi personali che intercorsero tra Meus e Lot a Venezia e al rapporto di dare e avere tra i due, forse è al primo che si deve pensare per una possibile responsabilità nell'orientare le inclinazioni artistiche del Gran Principe, il quale negli anni 90, mentre si procurava opere del pittore bavarese, l'Adorazione dei Pastori, nel suo inventario ce ne arriverà a possederne 12 di Lot, intrattenendo con lui anche una breve corrispondenza, comprava dagli eredi di Meus tutti gli studi, disegni e stampe rimasti nell'abitazione del pittore, alla sua morte nel 91. Nello stesso 91 acquistava dagli eredi di Sutterman i dipinti Fiamminghi e le conseguenze della guerra. Questo rimane a lungo il dipinto più descritto ed elogiato dai viaggiatori stranieri dopo la Madonna della Seggiola di Raffaello. Vi dedicarono intere pagine Charles Nicolas Cochin e l'Abbé Richard, e per il celebre dipinto che Zoffany realizzò per la regina Carlotta d'Inghilterra nel 76 fu collocato temporaneamente in tribuna insieme ad altri ospiti che arrivavano appositamente da Pitti. Tre secoli esatti dopo la sua esecuzione si ricordava di quest'opera, che qui vedete ribaltata, e anche del suo significato Pablo Picasso, forse anche in virtù di una sua visita a Palazzo Pitti nel 1917.